Due giorni qui a Capri con i giovani imprenditori, dove sono arrivate tante belle proposte, ma anche tante criticità che sopportano quotidianamente gli imprenditori. Secondo lei il Sud in particolare ce la farà anche in vista di questa nuova manovra? Beh, intanto se non ce la fa il Sud non ce la fa l'Italia. Noi abbiamo un terzo del paese che produce un quarto del PIL e nella complessità della vita moderna e all'uscita della crisi questo non può accadere, quindi il Sud ce la deve fare per forza. Gli strumenti messi in atto secondo lei risponderanno alle esigenze? Ma c'è una grande semplificazione sia del numero che della modalità di utilizzo degli strumenti. Questo è un fatto assolutamente positivo e nuovo. A questo punto la palla passa nel campo delle imprese che vogliono investire e dei cittadini che vogliono intraprendere. Quindi sono convinto che ci saranno dei risultati positivi. Le istituzioni credono molto in questa manovra, eppure i messaggi che arrivano anche dall'Unione Europea sono abbastanza severi. Beh, questo, se posso dire una cosa con un po' di polemica, se l'Unione Europea è preoccupata vuol dire che la manovra è fatta bene.